Se ci sono delle domande per Lucia, prego. Grazie. Io non sono un professionista della musica, sono un professionista del cinema e dell'audiovisivo, ho avuto molto bisogno ovviamente della musica per i miei film, ma io vorrei complimentarmi molto con Lucia per aver pensato a questo libro. Noi ci troviamo in un periodo di grande emergenza culturale, come Petrovalucci sa e partecipa alla nostra azione di autori di varie culture per iniziativa anche dell'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, del cui direttivo io faccio parte. Ma un libro che finalmente parli di uno strumento musicale così fondamentale per l'evoluzione della musica stessa, proprio per l'evoluzione del suono, diciamo, della musica, specialmente oggi in epoca di musica elettronica, questo è fondamentale, lo trovo veramente un pensiero importantissimo. Il mio primo amore è stata la musica e quindi ho sempre visto che l'arpa è presente moltissimo nella musica, nelle orchestre sinfoniche, no? Ma come elemento così di contorno, diciamo, no? Complementarissimo con qualche sonettino, evidentemente che un direttore può mettere in evidenza o meno, ma non c'è neanche bisogno di mettere in evidenza. Mentre nella musica da camera, purtroppo lo strumento dell'arpa non è molto presente nella storia della musica da camera. Oggi un libro che dice che si intitola Arpa moderna dal 500 alla contemporaneità è quasi inimmaginabile come tipo di progetto e quindi poi ho sentito dalle relazioni di coloro che ne hanno parlato che il progetto è dettagliatissimo, è molto sviluppato ed è molto bello. Vorrei congratularmi moltissimo con Lucia che ci ha dato quest'opera che noi leggeremo con grande interesse e finisco facendole una domanda. Come è nata l'idea di fare questo libro nella sua testa, Lucia? L'idea è nata un po' alla volta. Inizialmente pensavo di parlare solo dei nuovi modi di esecuzione, ma siccome il mio punto di riferimento sono sempre stati i compositori, poi chiedevo ai compositori: va bene, quello che ho scritto è sufficiente, esaustivo, si capisce? E molti compositori mi dicevano: ma no, questo non è chiaro, ma qui bisogna capire meglio, bisogna spiegare meglio. Allora ho ampliato la parte tecnica e ho spiegato meglio anche tutta la parte della scrittura di tradizione. Dopodiché, sempre un po', insomma, su suggerimento, mi hanno invitata a scrivere, a colmare dei dubbi da parte dei compositori dal punto di vista storico, cioè come si è arrivati allo strumento attuale, alla scrittura attuale. E io ingenuamente, devo dire, pensando di cavarmela in poco tempo, perché non esistendo testi sulla storia dell'arpa, pensavo, ed era un po' un luogo comune, pensare che la storia dell'arpa fosse piuttosto limitata, che il repertorio fosse limitato. E quindi pensavo anch'io di, insomma, in pochi mesi di completare questa parte. Invece ho scoperto un'infinità di cose e Egidio Pozzi diceva che il libro è strabordante. In realtà io a un certo punto mi sono dovuta fermare perché avrei potuto scrivere un altro libro di altrettante pagine. Ho raccolto talmente tanto di quel materiale che si è spaventato l'editore. Per me una scoperta, io sono la prima persona a essersi meravigliata e sono anche infinitamente grata a musicologi, a storici come Massimo Mila e Stagno che hanno scritto a proposito di compositori che io non ho avuto la fortuna di conoscere direttamente perché mi hanno fatto scoprire veramente delle persone meravigliose, cioè questi anni dedicati al repertorio, ai compositori contemporanei, eccetera, io posso dire che sono stati gli anni più belli della mia vita.
vissuti. Ogni volta che ho incontrato un compositore, per me, nei libri ovviamente, è stato una forma di innamoramento, e forse io spero che questo si senta. Mi sono piaciuti tutti. Grazie Lucia. Bene, io penso che quello che è successo oggi è che presentare un libro così importante, così tecnico, ma così avvincente, dopo un concerto, quindi avere un interprete che non solo ha avuto il ruolo della scrittrice, insomma, ma anche da interprete, può essere stato l'augurio per presentare questo libro in tanti conservatori, perché questo rapporto, come anche abbiamo visto con Massimo Sani, questo rapporto diretto dopo l'esecuzione, la presentazione di un libro, e avere tanti possibili domande, rilievi che chiedono, secondo me è la cosa più bella, insomma. Purtroppo il tempo stringe, mi sembro un conduttore radiofonico, e mi hanno detto che entro una certa ora dobbiamo chiudere. Allora vi invito a mangiare qualcosa con noi sotto e poi a proseguire la serata con 3 gruppi nella sala Aurelia. Grazie, e grazie a Lucia e a tutti voi.